Ciao a tutti, quest'oggi vi parlerò degli articoli. L'articolo, che cos'è l'articolo? È una parte variabile del discorso. Si trova davanti al nome e concorda con esso. Che cosa vuol dire? Allora, è una parte variabile, varia, cambia. Cambia a seconda della situazione, cambia a seconda del nome che c'è dopo. Si trova infatti davanti al nome e concorda, cioè va d'accordo con il nome. Se il nome è maschile, l'articolo è maschile. Se il nome è femminile, l'articolo sarà femminile. Anche l'articolo sarà plurale, se singolare, l'articolo sarà singolare. Vi faccio un esempio, tanto per farvi capire: il bambino, nome bambino, è maschile, singolare, cioè riferito a una sola persona. L'articolo sarà il, quindi singolare, maschile. La bambina. Bambina è un nome femminile, l'articolo sarà la, femminile, singolare, esattamente come il nome femminile, singolare. Se ho bambini, l'articolo sarà i bambini, quindi plurale, tanti, maschile, le bambine. Bambine è un nome plurale femminile, l'articolo è plurale femminile. Bene, bene, allora esistono tre tipi di articoli. Quali sono gli articoli determinativi, gli articoli indeterminativi, gli articoli partitivi? Oggi vi parlerò quindi degli articoli determinativi. Questi qua. Differenza che c'è tra, per esempio, articoli determinativi e indeterminativi è che gli articoli determinativi determinano qualcosa. Cioè sono quelli che vanno a specificare quella determinata cosa. Se io dico per esempio la frase o prendimi la sedia, l'articolo indeterminativo e non determina niente, cioè non va a specificare esattamente quale sedia. Prendimi una sedia, una delle tante. Mentre invece prendimi la sedia, questo è un articolo indeterminativo, quindi questo è l'articolo indeterminativo e vuol dire proprio prendimi la sedia. Quella che è lì, vicino, quella che tu conosci, sai di che cosa sto parlando esattamente. Quindi una qualsiasi uguale all'articolo indeterminativo. La, specificando quale, quella.
quella lì di cui stiamo parlando, oppure quella che è lì vicino a te, vicino al tavolo, articolo determinativo, perché determina qualcosa. Adesso vi farò anche un esempio di che cos'è invece l'articolo partitivo, così capite bene le differenze, dopodiché mi soffermo esclusivamente sull'articolo determinativo. Bene, allora, qui vi ho scritto un esempio. Beve sempre del tè a quest'ora. Del tè, del, in maniera particolare, è un articolo partitivo e che cosa significa esattamente? Significa la parte di un tutto, o meglio una certa quantità, ma questa quantità non è precisata. Quindi beve sempre del tè, un po' di tè, quanta? Non lo sappiamo, del tè. Quindi partitivo, articolo partitivo. Bene, allora vi ho preparato una tabella alla lavagna per farvi comprendere meglio quali sono. Allora, gli articoli determinativi possono essere maschili o femminili, singolari o plurali. Allora, l'articolo maschile singolare è quello che si metterà davanti al nome maschile singolare, ma vediamo quali sono: il, lo, l con l'apostrofo, l con l'apostrofo, questo è l'apostrofo, ok? Al plurale diventa i, gli. L'articolo determinativo invece femminile è quello che metteremo davanti al nome al femminile e sono singolari la e le con apostrofo, plurale le. Ora andrò a scrivervi alcuni esempi. Ok, allora qui ho scritto quattro frasi uguali tra loro, cambiano solo leggermente. Ho visto il gatto di Maria sul balcone. Il gatto maschio, è un gatto maschio. Il gatto maschile, singolare. Singolare perché è uno solo. Ho visto i gatti di Maria sul balcone. I gatti vuol dire che Maria ha più di un gatto, ne ha due, tre. I gatti maschile, quindi sono tutti gatti maschi, plurale. Ho visto la gatta di Maria sul balcone, una sola, femminile, quindi femminile singolare, una sola. Ho visto le gatte, tante, femminile, plurale, le gatte. Bene, vediamo ora l'uso della L con l'apostrofo. La L con l'apostrofo, come vedete, può essere sia maschile che femminile. Ok? Sempre singolare. L'articolo L' apostrofo si trova davanti a tutti quei nomi che cominciano per vocale. Benissimo, allora vi ho scritto alcune parole con l'articolo L' apostrofo. Abbiamo detto che L' apostrofo si usa davanti ai nomi, questi sono tutti nomi, nomi comuni, che iniziano per vocale. Infatti, se voi notate, A, A,
sono tutti nomi che iniziano per vocale, perché le vocali sono 5, A, E, I, O, U. Leggiamo insieme: l'aereo, l'amico, l'amica, quindi maschile, femminile, l'insegnante può essere sia maschio che femmina, l'imbuto, l'elicottero, l'usignolo, l'uomo, l'elefante, l'odore, l'onore, l'onomastico. Come vedete, tutti questi nomi possono essere maschili o femminili, ma si riferiscono sempre e solo a una cosa, una persona o un animale. Quindi sono tutti singolari. L'articolo lo è l'articolo più difficile tra tutti, perché bisogna proprio imparare a memoria la regola. Vi consiglio sempre di scrivere le cose che io scrivo normalmente alla lavagna, in modo tale che abbiate sempre queste regole sotto gli occhi per poterle rileggere. Allora, l'articolo lo è quello che troviamo davanti a quei nomi che iniziano in un modo ben preciso, cioè tutte quelle parole che iniziano per GN, PS, PN, S più consonante, cioè una S seguita da una consonante, X, Y, Z. Vi ho fatto alcuni esempi, quindi lo abbiamo detto che è un articolo maschile singolare. Lo troviamo davanti ai nomi maschili singolari. Lo gnomo, lo psicologo. Vedete che inizia proprio per GN, PS, psicologo. Lo pneumatico, lo scoglio, S più consonante. Quindi dopo la S c'è una consonante. Scoglio, lanciatore, lo spazzolino, S più consonante, non c'è una vocale dopo, c'è una consonante dopo la S, lo vedete? Lo studente, poi lo xilofono, lo yogurt, lo zio. Quindi questa regola bisogna proprio impararla a memoria. Quando è che troviamo l'articolo lo troviamo davanti a tutti quei nomi che iniziano per GN, PS, PN, S più consonante, X, Y, Z. Ma come faccio a capire ora quando usare il plurale esattamente? Cioè, quale sarà il plurale di questo? Allora, molto semplicemente vi faccio delle frecce in modo tale che voi possiate sempre ricordare qual è il corrispondente. Il al plurale diventerà i. Lo e elle con apostrofo, elle con apostrofo maschile diventerà gli. La o L con apostrofo diventa sempre le. Benissimo, allora per riepilogare tutto e concludere, vi ho scritto le regole principali. Lo troviamo davanti ai nomi maschili singolari, che cominciano per consonante. Esempi, il leone. Vedete? L è una consonante, il leone. Il dottore, il farmacista, il
sito, la V è una consonante, la D è una consonante, F consonante, il prete, ok, L apostrofo lo troviamo davanti ai nomi maschili e femminili singolari che cominciano per vocale, esempio l'ape, l'arancia, l'elicottero, l'elefante, l'istrice, l'idea, l'usignolo, l'orecchio. La lo troviamo davanti ai nomi femminili singolari che cominciano per consonante, femminili, attenzione, esempio la scuola, la mamma, la festa, la studentessa, la bambina. Lo lo troviamo davanti ai nomi maschili che cominciano per PS, PN, GN, S più consonante, quindi la S seguita da una consonante, come vi dicevo prima, oppure X, Y, Z. Esempi, lo spazzino, S più una consonante subito dopo, spazzino, lo zaino, lo psicologo, lo yogurt. Con questo ho concluso la lezione. La prossima volta vi spiegherò gli articoli indeterminativi e vi consiglio di scrivere tutti questi articoli e le rispettive regole sul vostro quaderno e provare a leggere attentamente queste regole. Nella prossima lezione vi darò anche degli esercizi in modo tale che riusciate poi a mettere in pratica quello che avete imparato. Benissimo, con questo vi saluto. Vi ricordo che chi vuole continuare a seguire le mie lezioni mi può trovare sul mio canale, Susy Chanel, e mi raccomando, se avete delle domande da farmi, potete tranquillamente farle e scriverle sotto tra i commenti. Un caro saluto, ciao a tutti!